Flipante. Felicissimo inizio settimana, cari amici e cari amiche di TV Rest, e bentornati in diretta con noi qui dagli studi di Recanati. Iniziamo subito col vedere un estratto di un'iniziativa tra le miriadi, tra le tante iniziative che ci sono state nel fine settimana, a volte messe in discussione dal maltempo, ma questa che vi mostreremo adesso è stata in qualche modo preservata dalle intemperie di ieri pomeriggio. Allora guardiamocela insieme. Questa era Filottrano con la festa delle zucche, insomma una delle tante iniziative del nostro territorio che sta, sapete già, saranno ben conosciute da in particolare una dei nostri ospiti qui negli studi. Allora diamo subito il benvenuto in TV a Loredana Caverni, presidente dell'UMPLI provinciale di Ancona, quindi Unione Nazionale Proloco Italiane, sezione di Ancona, giustamente, giusto? Sì. Bene, e qui alla mia destra troviamo anche è difficile definirti Roberto, sai? Bah. Si fa fatica. Allora, lo conoscerete sicuramente perché è un volto notissimo nel mondo dello spettacolo, Roberto Rossetti. Io qui leggo, insomma, attore, cantante, regista, autore, produttore, docente, chi più ne ha più ne metta, e sono sicura che ancora ne farai di altre. Speriamo, grazie. Buongiorno. All'apparenza queste due realtà potrebbe sembrare che non si incontrino, invece un punto di incontro importante ce l'hanno, ovvero il fatto che sono comunque persone che hanno una forte vocazione, una nel mondo delle proloco, che ricordiamo è un mondo fatto di volontari. Esattamente. Ok, e l'altra nel mondo dell'arte, comunque siete dei custodi dell'arte, siete dei custodi della cultura e soprattutto avete un importante impegno sociale, giusto? Sì. Iniziamo da Loredana, raccontaci che cosa combinate, che cosa state combinando, anzi chiedo alla regia di far vedere alcune delle iniziative che ci sono state in questi giorni che hanno visto protagonista il territorio di Ancona. Beh, durante l'estate diciamo che le proloco sono l'anima dei territori. Se consideriamo che ogni proloco mediamente organizza fra giugno, luglio e agosto, vogliamo tenerci bassi, 4 eventi, moltiplichiamoli per 40 proloco e vediamo quello che viene fuori, almeno insomma su 250 eventi per la stagione estiva soltanto. E abbiamo visto le immagini
dell'estate e adesso andiamo verso l'autunno e già ci sono state diverse iniziative sia nel mese di settembre che nel mese di ottobre e poi andiamo con la programmazione invernale. Noi ci stiamo adoperando per mettere in connessione tutti gli eventi natalizi organizzati dalle Proloco e vi assicuro che sono tanti. E faremo una cartolina, come anche l'anno scorso, chiederemo il patrocinio del Consiglio della Regione Marche per questo, quindi questa cartolina dove verranno riassunti tutti gli eventi e con un QR code che rimanda alla nostra piattaforma Le Belle Marche. Quindi si potrà visionare poi il programma completo di tutte le iniziative e decidere dove andare. Legato al discorso del Natale in Proloco ci sarà anche un concorso fotografico che vi invitiamo a visionare, a breve ci sarà pubblicato il regolamento, quindi il Natale in un click. Ecco, una bellissima idea, anche perché tema. Adesso sì. Diciamo tutto fa un po' click, no? Tra i social e via dicendo, siamo tutti operativissimi su questi fronti. Vogliamo dare qualche numero, ma quanti volontari ci sono nelle Proloco qui nelle Marche? Allora, sono circa 200 Proloco, per quanto riguarda la provincia di Ancona sono una quarantina circa e considerando che ogni Proloco ha mediamente, diciamo, cioè soci e volontari, facciamo dei grossi numeri, ma veramente tanti. Che cos'è che spinge a votarsi completamente in questo spirito di iniziativa per il proprio comune, per la propria provincia, perché comunque di lavoro ne fate veramente tanto? Beh, io penso che la motivazione principale sia la passione per il nostro territorio, che ci spinge a fare le nottate in bianco, eccetera, eccetera, e tutti gli impegni che derivano dall'organizzazione degli eventi. Poi magari si litiga anche, ma poi attorno al tavolo a mangiare quei prodotti cucinati dalle signore e signori che stanno in cucina fa sempre pace. Ci vorremmo fare un salto anche noi, giusto? Placa gli animi e mette tutti d'accordo, comunque una buona cucina. L'enogastronomia comunque è un settore trainante anche negli eventi estivi, autunnali. C'è qualcosa in ballo anche per il periodo di Halloween? Perché tanto le iniziative immagino che ce ne saranno parecchie in questo periodo. Ma certo, quelle non mancheranno sicuramente. E poi fra il nostro programma futuro c'è la seconda edizione di Marche Chef a proposito di tradizioni enogastronomiche e in tanti la stanno aspettando. Questa l'abbiamo posticipata, quindi la faremo a primavera e vedrà sempre la sfida fra Proloco e poi una sfida fra la squadra vincitrice della scorsa edizione e una rappresentanza di Proloco di Pesaro Urbino, Macerata e Ascoli Fermo. Le abbiamo sfidate non con un guanto ma con una parnanza e quindi vedremo che cosa ne viene bello, fuori. Bello, se vi servono dei giurati noi ci possiamo candidare. Vabbè. Cosa ne pensi? Nella giuria di qualità, perché no? Roberto, noi parliamo appunto di vocazione e quant'altro, per fare anche il tuo lavoro, un lavoro insomma, un'arte così speciale, ci vuole tanta vocazione, no? Tanto spirito di sacrificio, perché non è che ci si inventa dall'oggi al domani nel fare l'attore piuttosto che il cantante, piuttosto che l'autore. Beh, assolutamente, mi ricollego a quello che si è detto poc'anzi. Abbiamo collaborato in questi 9 anni di Compagnia della Marca. Ci è capitato di collaborare con le Proloco, è stato sempre un piacere. L'anello di congiunzione potrebbe essere quello che nei nostri spettacoli cerchiamo di raccontare sempre anche storie ecco, appunto, che tocchino l'aspetto sociale. Quindi penso ad Insania, penso quindi uno spettacolo che parla di malattie mentali. O l'ultimo debutto, che è Nuova Io, che ho scritto quest'estate. Ecco.
Prima di passare a questo ultimo debutto, farei un salto indietro guardando proprio qualcosa di Insania che ci ha incuriosito tantissimo. Ok. Ok, ripartiamo dall'inizio. Beh, chiudiamo con un sorriso, però sono veramente immagini forti, oltre che toccanti quelle che abbiamo visto, quindi trattano delle tematiche molto intense, molto profonde. Perché proprio queste? Perché proprio l'insanità mentale o comunque queste patologie? Perché mi capita spesso di incontrare anche le istituzioni a volte che mi chiedono scrivimi una storia su questo argomento o l'altro. Ecco, io direi che la scrittura è un dono e a me piace spendere il mio tempo nella scrittura per delle tematiche che amo raccontare. Quindi il teatro secondo me è qualcosa che deve toccare lo stomaco. Dello spettatore. E questa non è un'abitudine così ricorrente. È vero. Noi piace raccontare storie forti e il pubblico ci ringrazia perché poi, ecco, anche nel mestiere raccontiamo tematiche forti, ma poi cerchiamo di fruirle al pubblico nel miglior modo. Quindi, ecco, raccontiamo, andiamo forti, ma poi, ecco, sappiamo che di fronte a noi c'è un pubblico che poi tornerà a casa e deve tornare anche sereno, però consapevole. Consapevole e capace di fare un'analisi anche costruttiva su di quello che ha visto. Su cose esatto, tangibili. Su cose vere. Non dobbiamo aver paura di raccontare storie scomode. Certo. Scomode poi perché? Esatto. È la vita di tutti i giorni. Ma tu sei stato sempre molto impegnato da un punto di vista sociale, perché ricordo anche altre opere legate alla sfera dell'ecosistema sì. E via dicendo. Apriti i vostri occhi. Bravissimo, bravissimo. Con il Ministero della Cultura, del Turismo e Legambiente. Bravissimo. Sì, quello dell'ambiente. Poi quest'ultimo lavoro invece, Nuova Io, eccoli, è un'altra tematica molto... Invece di parlare, no, sono stati fatti, credo, centinaia di lavori sul femminicidio, sì. No? E invece io ho raccontato un altro aspetto per accarezzare la donna, una tematica molto impegnativa, in collaborazione con il dottor Pelagalli dell'ospedale di Macerata. Quindi conosciamo. Abbiamo raccontato il tumore all'ovaio in uno spettacolo. Quando dico questa cosa la gente fa... Dici come fai a raccontarlo? Venite a vederlo. Ci si emoziona, si racconta la vita, si racconta una realtà, qualcosa di... difficile, di forte, che va, bisogna conoscerla questa cosa. E io la racconto. E quando potremmo vedere questo racconto? Allora, abbiamo debuttato al Vaccai di Tolentino un mese fa, circa,
Adesso il prossimo appuntamento sarà a Sant'Elpidio a Mare, in stagione, al Teatro Cicconi. Sì. Il 1° dicembre. Quindi vi aspettiamo. E poi ecco, arriveranno altre novità. Ma ci puoi dare qualche piccola anticipazione? Dobbiamo gustarci tutto e aspettare il 1° dicembre per vederlo? È uno spettacolo, al suo interno ha musica, okay, danza, estratti di teatro musicale, quindi di musical, prosa, teatro antico. A me piace sempre fare un mashup all'interno dei miei spettacoli. Spesso riuscitissimo. Anche, grazie, speriamo. E lo lascio sempre dire al pubblico, a chi viene a vedere lo spettacolo, e mi piace appunto fare questo mashup nei miei inediti. Altra cosa importante, è difficile fare un inedito, certo, l'originalità di un lavoro. E poi mi viene in mente la visione di un uomo di quello che è un tema molto legato alla sfera femminile. Ho studiato molto. Ecco. Come sei riuscita ad entrare in questo mondo così delicato? Ma questo mestiere è meraviglioso, perché ogni spettacolo che ho fatto, che so, anche, ricordo, Zorro con i Pooh, no? E lì ho imparato che cosa? Ho imparato il flamenco, ho imparato a combattere con la spada. Ogni spettacolo mi ha fatto crescere. Ogni lavoro che ho fatto mi ha fatto crescere. Ovvio, quando trattiamo tematiche del genere, è ancora più forte questa cosa. Certo, ed è per questo che ti dico che sicuramente non sono finite qui le esperienze che potrai anche fare e condividere con sempre più giovani, visto che sei un insegnante e visto che è nata una nuova creatura. In collaborazione con Tania Lighea, che il pubblico ricorderà, sì, negli anni 90, i suoi successi a Sanremo, siamo conosciuti sotto pandemia, lei è, comunque siamo qui marchigiani, e abbiamo deciso di creare un'accademia di formazione delle arti disciplinari dello spettacolo, multidisciplinare, scusatemi, e abbiamo 26 materie all'interno, insomma, quindi che so, Loredana, che dici? Salotto filosofico, mindset, ovviamente lezioni di canto, laboratorio teatrale, musical, canto corale, strumento. Avendo girato un po' la penisola, conoscendo tante realtà didattiche, nelle Marche una situazione del genere mancava. Mancava, e voi l'avete giustamente creata. A rivolta Porto San Giorgio. A Porto San Giorgio, rivolta a chi? Giovani, meno giovani? A tutti. Non ci sono limiti di età per iniziare? No, perché oltre alla formazione artistica per chi vuole intraprendere la professione o chi ama star bene. L'arte fa bene, l'arte sì, è terapia. Sì, perché è terapia, bravissimo. E quindi abbiamo percorsi anche d'arte, si chiama arte evolutiva. E non è un termine, però... Anche per i più piccoli, secondo me, il teatro è molto... Oh, proprio per i ragazzini più piccini. No, proprio per i bambini. Ma che primi meraviglia, mesi. Vedi? Con dei professionisti, con delle professioniste molto, molto fantastico, preparate. Ecco, qualità prima di tutto, perché poi quando... lavoriamo con i ragazzi, c'è una grande responsabilità. Giusto, bravissimo. È una sfumatura della mia, dai, della mia professione. Create delle piccole anime, date forma in qualche modo a delle menti che saranno determinanti per il nostro futuro. Cerchiamo. E il teatro si unisce anche alle Proloco in qualche modo. Mi dicevi nel Fuori Onda, Loredana, che c'è un'iniziativa molto interessante che sta prendendo corpo. Sì, siamo stati invitati a collaborare con... Questo progetto, Teatro Terra, è un progetto che intende valorizzare i teatri storici marchigiani e i teatri naturali, perché il nostro territorio è un teatro naturale. E l'ideatrice del progetto è una artista internazionale, di fama internazionale, di origine marchigiana, si chiama Grazia Toderi, e ha chiesto la collaborazione delle Proloco per l'appunto per portare avanti questa iniziativa, che vedrà impegnati degli artisti a realizzare delle opere all'interno dei teatri. E poi anche ospitare nei teatri stessi delle opere teatrali o musicali, e quindi magari possiamo interfacciarci e cercare di valorizzarli a meglio, questi 62 teatri marchigiani. Bravissima. Noi partiremo da un progetto minimale per poi replicarlo in tutta la regione,
sperando che ci sia interesse. Sì, l'assessore Chiara Biondi ha dimostrato già interesse, anche perché lei ha fatto richiesta, insomma, tramite la Regione Marche, dell'accredito presso l'UNESCO dei teatri storici. Bravissima, esatto, era una cosa importantissima che stanno portando avanti a livello regionale. Abbiamo questo patrimonio davvero unico dei teatri che vanno in qualche modo riscoperti, valorizzati, e a loro vanno dati anche dei contenuti importanti di spessore, come ben tu saprai, no? Sì, beh. Perché a volte si punta molto sui grandi nomi e poco su quelli che abbiamo qui e che potrebbero trasmetterci, come in questo caso, degli insegnamenti molto importanti. Sì, ma più che grandi nomi, ecco, artisti di valore. Esatto, non di valore, ma non solo di nome, ma di valore, di spessore. Beh sì, la collega che è stata appena nominata, la conosciamo nelle Marche? Relativamente, conosciamo molto di più personaggi, questa è l'epoca, no? Del televisionesimo, personaggi molto, come dire, più televisivi. Più televisivi, dai, chiamiamoli diciamo così, ecco. Bravo, più televisivi. Gli artisti bravi, ne è pieno, insomma, anche le Marche, conosco tantissimi colleghi meravigliosi e meriterebbero la gestione di un teatro, la collaborazione poi, ecco, soprattutto quando c'è anche un aspetto creativo. Esatto. Quindi nuove idee, nuovi spettacoli. E poi ecco, il teatro non è altro che la casa dell'artista. Che, però, che è pronta ad abbracciare in qualche modo il pubblico, certo, condividendo con lui emozioni e la anche insegnamenti. La culla culturale della città, di ogni città. Non a caso ogni città qui, ogni cucuzzolo aveva il suo piccolo teatro, piccolo e grande teatro, sì, no? Erano condominiali. Sono 62 e sono Bravissimo. Di notevole bellezza, anche se pur a volte molto piccoli, ma sono dei veri gioielli. Gioielli. Ricordo Treia, visitata recentemente, aveva questo piccolo Bellissimo. Teatro nato come teatro condominiale, esattamente. Sì, la maggior parte sono teatri condominiali. Ogni famiglia aveva il suo palchetto. Ecco, sono nati così i teatri. Questi teatri all'italiano. E sull'onda di questa suggestione ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. Restate con noi perché qui le sorprese continuano. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Sono il bello del punto vendita sotto casa. Ogni volta che hai bisogno sanno come accoglierti e darti la giusta assistenza. Promozioni esclusive, personale altamente qualificato e attenzione costante alle esigenze dei clienti. Garantiscono assistenza costante e non ti lasciano mai solo. Vicini e sempre presenti. Ti semplificano la vita. Sono cresciuti per essere professionisti di elettronica. Stura Elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto. Prima il piacere, poi il piacere. Suzuki Hybrid 4x4 All Grip. Fuori dai luoghi comuni. Tecnologia da incentivi. Suzuki. Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma a due o quattro ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. We'll be right back.
sono le 13.05, torniamo in diretta. Abbiamo purtroppo, come sempre, una manciata di minuti a nostra disposizione, ma nel fuori onda stavamo chiacchierando noi, ve lo sveliamo. E stavamo appunto continuando a parlare di teatri naturali che Roberto in questa stagione estiva ha avuto l'opportunità di vivere. Esattamente in che occasione celebratissima e di grande successo, lo vogliamo ricordare? È stata una bellissima soddisfazione, un'altra scrittura fatta quest'estate, no? La partecipazione a Marche Storie, e l'abbiamo fatto a Porto San Giorgio e abbiamo avuto un grande successo, è stato bellissimo. Abbiamo mescolato questo teatro naturale? Beh, Rocca Tiepolo, bellissimo. Tanta roba. Bellissimo, è stata una bellissima esperienza, 26 attori. Complimenti. Musica, una bellissima soddisfazione. Una grande emozione. Sì, quindi ecco le immagini. È stato bellissimo, sì. Ecco qua. Una bellissima esperienza. Beh, quindi questi teatri che devono assolutamente essere riqualificati, riutilizzati, riscoperti alla grande, e un grazie anche alle Umpli che lo stanno facendo con questa bella iniziativa di cui abbiamo parlato poco fa, quindi vi butterete anche voi su questo fronte in maniera operativa. Ma ricordiamolo, per diventare operatori all'interno delle Umpli, questo braccio operativo delle comunità, dei comuni e delle città, come si può fare? Basta presentarsi, iscriversi o bisogna fare dei corsi? Allora, per farne parte è semplicissimo, bisogna presentarsi alla Proloco e tesserarsi. Ecco. Noi stiamo facendo un percorso però per far sì che i nostri volontari siano anche professionali, quindi stiamo organizzando in maniera continuativa e ripetuta dei corsi per quanto riguarda i rischi sicurezza, il manuale HACCP e anche l'antincendio alto rischio. Lo facciamo in collaborazione con il nostro comitato regionale, in accordo con il nostro presidente Marco Silla, perché chi opera all'interno di eventi deve essere consapevole di quello che sta facendo, e quindi i corsi e la professionalità sono molto importanti. Assolutamente sì, perché si hanno delle importanti responsabilità quando si organizzano degli eventi che raccolgono tantissime presenze come quelli che per fortuna ci sono stati quest'estate e che sicuramente replicheranno il successo di presenze per quello che è l'evento più bello dell'anno, lasciatemelo dire, il Natale. Ci stiamo già organizzando noi, Proloco. Ecco, già vedo gli occhi che brillano. Sì, è vero. Vero? È vero. Ci viene voglia già di infiocchettarci per Natale, Loredana, basta guardarti. E invece tu prima di Natale hai questa bellissima rappresentazione, Nuova Io, giusto? Sì. A Sant'Elpidio a Mare, un luogo che conosciamo vagamente. Lo conosciamo, vabbè, la mia città natale, quindi sì, sono sempre, come dire, ci vogliamo bene. È un'emozione in più farlo nella città natale, oppure no? Sì, beh, io per anni non mi sono esibito da attore a Sant'Elpidio. Adesso ultimamente porto i miei spettacoli, quelli, ecco, che scrivo, magari non sono in scena, su Nuova Io non sono in scena, però l'ho scritto e... c'è sempre grido. Una parte di te, no? Che... Enorme, ecco, è sempre qua. Più difficile. È più difficile, sì. Signori, siamo alle battute finali. Io ringrazio davvero di cuore per essere stati qui con noi la nostra Loredana Caverni e Roberto Rossetti. Grazie davvero per quello che fate, ed è sempre importantissimo l'impegno che dimostrate ogni giorno nelle vostre attività rispettivamente a teatro e nelle Proloco. Buon lavoro, ci rivediamo per ogni altra iniziativa e presentazione futura. Grazie a voi. Grazie. Molto noi volentieri. Diamo l'informazione di All News, la linea, ci ritroviamo chiaramente domani sempre in diretta qui canale 13 TV. Resta e benvenuti in TV. Ciao.